Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, era stata sciacca meno di un anno fa, all'indomani del nubifragio dello scorso 11 novembre, e precisamente nella via Lido, dove si registrarono i danni più rilevanti. Un territorio, quello saccense, che a distanza di 11 mesi torna a fare i conti con le gravi conseguenze della nuova ondata di maltempo che si è abbattuta ieri in città. Attendiamo di conoscere con esattezza l'entità dei danni, ma ritengo che al di là del fatto che non ci siano state né vittime né dispersi, che rimane in assoluto la cosa più importante, non siano più rinviabili i necessari interventi strutturali, dichiara al nostro telegiornale la massima autorità dello Stato in provincia. Io sciacca l'avevo visitata l'anno scorso, proprio subito dopo quegli eventi tragici che anche da un punto di vista dell'impatto emotivo mi hanno dato proprio la misura di quanto il nostro territorio sia veramente fragile. Anche ieri ci sono stati tantissimi problemi, però so che comunque adesso si tratterà di fare purtroppo un'altra volta la conta dei danni. Non ho notizie precise al riguardo, adesso faremo anche una verifica, però quello che mi interessa proprio come elemento diciamo, di conoscenza proprio per poter intervenire nell'immediatezza è quello che ho detto prima. Mi interessa che comunque il sistema ha funzionato, nessuno si è fatto male, non ci sono persone disperse, non ci sono stati feriti. Allora, tutto questo è già una vittoria. Certo, rimane sempre il problema dei danni, ad ulteriore prova che della fragilità del territorio che avrebbe bisogno di interventi strutturali molto molto importanti.